rientro con i fiocchi per Luca, ma soprattutto una, diciamo, un riscatto con i fiocchi, una risposta da parte di tutta la squadra dopo il periodo buio. Beh, vabbè, credo che insomma oggi sia poco da dire, saranno una serie di coincidenze che hanno reso questa partita importante anche fuori dal campo. In primis il ricordo di Pier Mario, chiaramente. In secondo un ragazzo che stamattina comunque da quell'ultima notizia che avevo si è svegliato, quindi spero, non ho più avuto notizie perché poi purtroppo siamo dovuti concentrare sulla partita, però spero che stia bene. L'importanza della partita era chiara. E per quanto mi riguarda, diciamo che ho aspettato 15 anni per giocare una partita, il meglio di così non poteva andare. Però così non poteva andare anche per quanto riguarda il discorso del campionato, no? Cioè era una partita, era un derby sì, ma era anche importante per non gettare alle ortiche quanto di buono sia stato fatto fino ad oggi. Sì, l'ho detto, era chiaro che la partita era importante anche da quel punto di vista, però a volte secondo me dobbiamo capire che ci sono cose anche un attimino più importanti, e quindi oggi noi la dedichiamo chiaramente a noi perché veniamo da un momento difficile, però la dedica è doppia, una è per i nostri tifosi, una è per Mario, e poi va bene così. Nell'economia del gioco di oggi, tanto che nella partita non abbiamo preso gol, e questo è anche abbastanza importante visto che non accadeva, diciamo così, da tempo, è accaduto poche volte nell'intera stagione. Sì, ultimamente sicuramente abbiamo presi troppi, adesso sono tre partite alla fine, sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi questa settimana ci siamo allenati bene, ci siamo preparati bene e poi i risultati si vedono. Grazie Luca.